avanti! Dai! Bravo, ok! Destra, Cucchi destro! Per quello che riguarda la lotta femminile, il comando delle ostilità. Del settore maschile con il numero 9 ha appena oltrepassato quello che, ripetiamo, è l'estremità più lontana. Enrico, posteggia bene, posteggia! Di assistenza abbiamo recuperato una delle bimbe, Martina Colella, la massima Bari, nulla di grave, tra breve verrà riportata nella zona di partenza. Sotto! Nessun problema per l'atleta barese della massima Bari. Vai! Sì, ma tu ti è ripartito il motore? Dammi la linea col telefono. E siamo all'arrivo con il vincitore della gara alla prima categoria maschile. Punta comunque, sembra ormai Nicola Svistoli, atleta.
della 6? A chiudere in testa questa gara di 2000 metri. Bene così.
Fabri, secondo me ci servirebbe. Andiamo anche attraverso il genere, perché sempre in ordine di numero. Terzo! Terzo! Ah, ma io ancora. Il termine del secondo giro lo vedete alla vostra sinistra e sta per iniziare il lungo rettilineo che porta al termine del quarto chilometro. Alle sue spalle tra poco vedrete anche Alex Battista, alle sue spalle. Situazione invariata rispetto al giro precedente, anche per la con il numero 56 c'è Noemi Melotti della Record Team Bologna, che sta nuotando con al suo fianco Sara Tur di Orbetello. Ma come un treno a 8 km? No, non è prima. Serena, tranquilla, sta lì, rientra più tardi. Mi sembra di sì, controlla che siamo rapido.
scortando Davide De Ceglie negli ultimi metri della 6 km. Davide De Ceglie, campione europeo in carica, atleta della Record di Bologna e della nazionale italiana di nuoto pinnato, sta per portare a compimento la sua gara di oggi, quella della distanza più corta della 6 km. Lo vedete alla vostra sinistra, a circa 100 metri dal traguardo, a fianco all'imbarcazione di colore verde sulla quale siamo a bordo insieme al cameraman di Rai Sport, che manderà in onda il servizio televisivo della manifestazione nel corso della prossima settimana. Ricordiamo ancora una volta gli orari di messa in onda, verranno comunicati dalla federazione attraverso i canali informativi di pizzas.it, al quali sono legati tutti gli appassionati di questo sport. Vai Luis, ce la faccio a fare 10 secondi, mandala a terra. Taglia, mandala a terra. Ecco l'arrivo, di Davide De Ceglie, che chiude in questo istante la sua gara. Applauso per un mese, per la 12 km, la distanza maggiore che troverà quest'oggi. Pochissimi metri ancora lo separano dalla chiusura della 6.000. Lo compie in questo istante, applauso quindi anche per Alex Battista, secondo classificato. In circa un metro di vantaggio anche oggi. Ecco infatti Riccardo Campana della Record Team che taglia davanti a Gianluca Lagretti, sfortunatissimo, arrivato da casa. Terzo, vi riprendo la mano ora. Secondo e terzo, il quarto, ce l'hai tutte e tre lì. Allora, perfetto. Ora. Il vuoto alle sue spalle Sara Turrini, atleta della Gao Brinella Orbetello. Al di lei vi daremo aggiornamenti circa la seconda e terza piazza del settore femminile. Dei cronometristi e dei giudici di gara a chiudere in testa la sua 6 km. Sara Turrini, Gao Brinella Orbetello, atleta. Ok. 56. 56 e 62, ecco chiudere la gara anche le atlete che completeranno il podio con il numero 56. NPS Valedo, seconda e terza. Thank you.
c'è la 20 km da salire. Hai fatto così? Bene, ciò. 3 che arrivano perché il primo è arrivato, lui viene fermato, l'ordine di arrivo. Samu, ce la fai andare su dosso piano piano, eh? Ce la fai andare fin lì su dosso. Ma direi che per quanto riguarda il fondo, i dati, a parte come il tempo, siamo in linea con gli anni precedenti. Abbiamo una buona base solida di fondisti di esperienza e quindi sono sicuro in ogni caso che ai mondiali assoluti si sapranno far valere. E per i giovani punteremo su questo gruppo di ragazzi e ragazze che hanno, si sono affacciati adesso al mondo delle lunghe distanze e che sono convinto che poi come ogni anno riusciranno a dare il meglio di se stessi nell'occasione importante. Il Pinnato per adesso sta andando secondo i programmi, continuiamo a organizzare queste gare fantastiche attraverso 300 persone che si sono buttate in questo lago, che hanno colorato questo sabato e domenica. Siamo pronti, è iniziato il calvario delle selezioni che ci porterà all'effettuazione dei prossimi campionati statutari internazionali, che sono l'impegno importantissimo in Colombia con i World Games, gara riconosciuta dal CIO, dove contiamo di fare delle belle prestazioni. Dopodiché passeremo in Polonia per le gare giovanili, per i campionati giovanili, per finire in Kazan con i mondiali assoluti, dove speriamo che i numerosi risultati che abbiamo avuto negli anni possano essere confermati. Beh, sono molto contento delle gare che ho affrontato sia oggi che ieri. Stiamo lavorando molto bene sia in acqua che a secco in palestra. E, insomma, in vista per Kazan sono abbastanza speranzoso. E oltretutto sono speranzoso anche per il record che voglio tentare, quello di Ostia Ponente il 15 giugno e poi il 23 luglio e la traversata dello Stretto di Messina, se si riuscirà a fare, spero di sì. Beh, sicuramente sono risultati molto importanti e onestamente non ci speravo molto perché sono reduce da una settimana di influenza, quindi ero in condizioni fisiche abbastanza precarie, però è andata bene. Peccato nel ritiro nella 12 km, ma ho avuto problemi ai legamenti delle caviglie. Succede anche questo e speriamo di riprenderci poi per le gare future. Beh, sì, sono molto contenta anche perché è la seconda volta che la faccio. Comunque le condizioni del tempo erano buone, anche insomma, nel lago stava bene. Poi come ha detto Davide stiamo lavorando bene in acqua, ci stiamo preparando bene. Poi ovviamente spero nella convocazione dei mondiali a Kazan in agosto. No, ci sono state delle cose molto interessanti, soprattutto nella 6 km di oggi abbiamo visto delle buone prestazioni dagli atleti di vertice che già l'anno scorso ci hanno rappresentato agli europei di casa a Lignano. Oggi Davide De Ceglia si è confermato
come l'atleta di riferimento nel settore maschile, e Sara Turrini, nonostante il ritiro nella 12 km, si è ha primeggiato sia nella 6 che nella 3 di ieri, dimostrando di essere comunque ancora l'atleta da battere. Questi sono i due atleti che anche l'anno scorso ci hanno rappresentato sul podio internazionale degli europei di Lignano, e quindi penso che possano tranquillamente riconfermarsi quest'estate nelle gare internazionali. Per quanto riguarda la mia società, sono molto soddisfatto dei risultati individuali e di squadra. Siamo riusciti, direi, sicuramente a vincere il medagliere. Abbiamo, nei maschi abbiamo 3 dei 4 componenti della staffetta della nazionale italiana, quindi non possiamo che essere soddisfatti dell'andamento generale di queste due gare della stagione. Pensiamo molto positivamente agli appuntamenti estivi. Ma le gare di oggi e di ieri, diciamo, sono state secondo me molto belle da vedere, molto spettacolari. Il posto si presta bene per le gare di fondo. I ragazzi, nonostante, diciamo, la stagione inclemente, che non abbiamo potuto prepararli benissimo all'aperto, si sono comportati bene. Di conseguenza credo che siano un buon viatico per l'inizio della stagione del fondo, soprattutto a livello internazionale. Beh, penso che quest'anno, per quanto riguarda il fondo, abbiamo avuto il tempo che non ci ha aiutato, quindi i ragazzi sono stati un po' limitati negli allenamenti. Si spera adesso, con la stagione buona, di incominciare a prepararli per gli europei e poi per i mondiali di fondo.